Sono passati ormai 40 anni dall'accaduto ed è considerato il più grande fallimento delle autorità americane, in particolare dell'FBI. Nel 1971, un uomo chiamato Dan Cooper si imbarcò sul volo Northwest Orient Flight 305. Dentro l'aereo si sedette e si accese una sigaretta. Dopo qualche secondo passò il biglietto all'hostess in servizio, Florence Schaffner. All'interno del biglietto le seguenti parole: ho una bomba nel bagaglio a mano, la userò se necessario. Si sieda vicino a me, l'aereo verrà dirottato. L'uomo chiese alla donna $200,000 e 4 paracaduti. Entrò la sosta forzata ordinata da Cooper, sotto minaccia della bomba. In questo modo l'aereo si diresse verso il Messico, ad un'altezza di 10.000 piedi. L'uomo si paracadutò insieme alla somma di denaro raccolta. Atterrò vicino alle Cascade Mountains. L'uomo non venne mai più visto. Ambrose Pierce era un sociologo e scrittore statunitense. Il suo romanzo più celebre si intitola Il dizionario del diavolo. L'uomo scrisse diversi romanzi sulla guerra civile e il paranormale e lavorava come giornalista per il San Francisco Examiner. Nel 1913 decise di partire per il Messico con l'intento di scrivere un romanzo sulla rivoluzione messicana a fianco dell'armata di Pancho Villa. Dopo qualche giorno Ambrose sparì senza lasciare tracce. Fu avvistato l'ultima volta a Chihuahua. L'unico indizio che le autorità messicane e americane hanno è una lettera scritta dallo stesso Ambrose. Il testo recita: arrivederci. Se senti il mio essere in piedi contro un muro di pietra messicano e sparato agli stracci, per favore sappi che penso che questo sia un buon modo per lasciare questa vita. Batte la vecchiaia, la malattia o la caduta delle scale della cantina. Essere un gringo in Messico. Ah, questa è eutanasia! Si pensa che l'11 gennaio dello stesso anno l'uomo fosse stato catturato e, creduto una spia, condannato a morte. L'uomo venne messo spalle a un muro e fucilato. Alcuni abitanti locali sostengono che l'uomo fu ucciso a colpi di fucile presso il cimitero di Sierra Mojada. Si trattano di teorie, in quanto nessuno oggi ne ha la prova certa. L'uomo scomparve e nessuno oggi è a conoscenza di dove riposi. Le Prince è soprannominato il padre della cinematografia. Fu la prima persona ad imprimere una sequenza in movimento su pellicola, creando la prima versione di quello che oggi conosciamo come film. Nel settembre del 1890, Le Prince aveva intenzione di andare nel Regno Unito per brevettare la sua nuova cinepresa, soltanto la prima tappa del suo viaggio. L'uomo, infatti, aveva progettato un tour negli Stati Uniti per promuovere la sua scoperta. Prima di cambiare il viaggio che le avrebbe cambiato la vita, Le Prince prese un treno per Parigi per andare a salutare i suoi familiari più stretti. Salì dunque sul treno di Jean Paris nel settembre del 1980. Il treno partì e si fermò a Parigi, ma Le Prince non scese mai. L'uomo salì sul treno, ma all'arrivo non vi era più a bordo. Non fu trovato nessun bagaglio, effetto personale o qualsiasi oggetto appartenente a lui. Nessuna traccia dell'uomo fu mai più trovata. Una ragazza come tante, una 19enne del New Mexico, che ha molte passioni, una famiglia solida alle spalle e un fidanzato presente. La mattina del 28 settembre 1988, la ragazza uscì di casa alle 9.30, avvertendo la madre che sarebbe tornata per l'ora di pranzo, per potersi incontrare con il fidanzato. Tara dunque prese la bici, partì di casa, ma non vi tornò mai più. Intorno alle 13.30, la madre iniziò a preoccuparsi. Conosceva bene sua figlia. Non era una persona ritardataria. Avvisò la polizia dopo poco tempo, che intervenì immediatamente. Le ricerche iniziarono, ma di Tara nessuna traccia. Solo il suo Walkman venne ritrovato, distrutto e lasciato sul marciapiede della Highway 47. La ragazza era scomparsa nel nulla e, nonostante l'attenta ricerca della polizia, il caso non fu mai risolto.
Nel 1989, una donna intenta a fare compere notò una Polaroid abbandonata al suolo, la raccolse e quello che vide le gelò il sangue. La foto mostrava una ragazza e un bambino su un letto, legati e imbavagliati. Non ci volle molto tempo per capire che la ragazza raffigurata in foto fosse identica a Tala Calico. La donna che trovò la foto sostenne di aver visto un furgone bianco guidato da un uomo che cercava qualcosa. Osservava attentamente il marciapiede, facendo avanti e indietro, come se gli fosse caduto qualcosa mentre guidava. Il suo identikit è questo. Dopo mesi di indagini, un testimone si fece avanti, raccontando che quella foto fosse stata ritagliata da una pagina del romanzo gotico My Sweet Odrina. In effetti era così. Quella foto era falsa. Era un'immagine estrapolata da un romanzo. La ragazza in foto però risultava identica a Tara. E il bambino con lei venne identificato come Michael Henley, un bambino scomparso qualche mese prima di Tara. Nel 2009 un'altra foto venne inviata da un anonimo alla polizia. Il protagonista fu nuovamente Michael Henley. A sinistra con la bocca aperta, a destra con un bavaglio disegnato con un pennarello. Il cadavere del bambino venne rinvenuto poco dopo la sparizione. Quello di Tara non fu mai trovato. Johnny era un ragazzino di 12 anni che abitava con la sua famiglia in una piccola città della contea di Polk. Era un ragazzo vivace che vendeva i giornali al vicinato. Johnny scomparve fra le 6 e le 7 del mattino del 5 settembre 1982 mentre consegnava i giornali. Un vicino di nome Mike sostenne di aver visto Johnny discutere con un uomo in una Ford Fairmont colore blu con una targa del Nebraska. Subito dopo venne avvistato l'uomo che tentava di seguire Johnny. John e Noreen Ghosh, i genitori, ricevettero diverse telefonate dai vicini, chiedendosi come mai il ragazzo non si presentò per consegnare i giornali. Il suo carretto, ancora pieno, venne rinvenuto poco distante da casa loro. Pochi mesi dopo la scomparsa, il ragazzo venne avvistato in Oklahoma. Pare che chiese aiuto ad un passante, prima di venir trascinato via da due uomini. Nel 1984, la fotografia di Johnny venne stampata sulle confezioni del latte, assieme a quelle di altri ragazzini scomparsi, con lo scopo di far circolare velocemente i loro volti. Il 12 agosto dello stesso anno, Eugene Martin, un amico di Johnny, scomparve senza lasciare traccia. L'incubo per la madre di Johnny non finì qui. Una notte del marzo 1997, la donna fu svegliata di soprassalto da alcuni colpi alla porta di casa. Noreen aprì la porta e davanti a lei vide un uomo. Si trattava di Johnny, oramai 27enne, accompagnato da un uomo non identificato. Per dimostrare di essere Johnny Ghosh, il ragazzo mostrò alla madre il segno sul petto che aveva da quando era nato. Noreen non aveva dubbi, si trattava proprio di lui. Johnny raccontò alla madre di avere poco tempo per parlare. La madre riuscì a scambiare qualche parola con il figlio, che uscì da quella casa scomparendo nuovamente. L'uomo che era con lui non venne mai identificato, ma venne ritenuto il rapitore di Johnny. Il 1 settembre 2006, Noreen ricevette alcune foto via posta. Le foto terrorizzarono a morte la donna. Erano ritratti tre ragazzini legati e imbavagliati. Nella seconda foto era presente Johnny, mentre nella terza un uomo, probabilmente morto, con qualcosa legato al collo. I tre ragazzini nella prima foto vennero riconosciuti. Si trattava di una foto risalente al 1979, che mostrava tre bambini impegnati in una gara di fuga. Stavano giocando fra di loro. Secondo l'opinione della madre, la seconda foto invece mostra Johnny, legato e tenuto in ostaggio da dei criminali pedofili. Johnny Ghosh è scomparso da 37 anni. A parte una piccola parentesi, durata qualche ora, in cui si presentò a casa della madre per poi sparire nuovamente. Si pensa che il ragazzo fosse stato ucciso subito dopo aver parlato con la madre, sotto concessione del suo carnefice.